qualcuno di voi mi ha chiesto di aiutarlo nel fare dei collegamenti che possano agevolmente farlo passare da italiano a storia, e io vorrei aggiungere che anche educazione civica sarebbe interessante, ecco che ho scelto Ungaretti e Pirandello. Come sono andata avanti a lavorare? Ho preso sicuramente spunto dalla biografia di questi autori e poi anche da alcuni riferimenti che potevano essere colti all'interno della programmazione che ho svolto io. Però con i due manuali fiancati, secondo me, potrete lavorare benissimo. Quindi, per concludere brevemente, qui nasce ad Alessandria d'Egitto, figlio di migranti che sono andati a lavorare alla costruzione del canale di Suez. Ecco che mi sono segnata come collegamento con storia l'emigrazione che caratterizza la fine dell'Ottocento, in generale la seconda metà, e poi potete un po' ampliare quindi anche con la prima, i primi decenni, ecco, del Novecento. Chiaramente, sempre per Ungaretti, sulla base soprattutto della sua prima raccolta poetica, potete parlare della Prima Guerra Mondiale, ma potrete anche agevolmente collegarvi, e forse quello della Prima Guerra Mondiale è il collegamento più scontato, ma anche il più semplice e forse il più calzante. Un altro che può essere interessante, vista la sua adesione al fascismo, è sicuramente appunto quello con l'istituzione e il rafforzamento del regime fascista, quindi fascismo. Emigrazione, Prima Guerra Mondiale, fascismo. Magari davate per scontato solo il collegamento con la Prima Guerra Mondiale, ecco che vi ho dato un altro paio di spunti. Per quel che riguarda invece Pirandello, ho cercato di approfondire un po' di più la questione. Cioè, per esempio, Pirandello, che nasce nel 67. Beh, l'Italia era stata unificata pochi anni prima, nel 66 per esempio è stato annesso il Veneto, ecco che perché non parlare dei problemi dell'Italia unita, del neonato Regno d'Italia, se magari nel vostro programma di quest'anno c'è anche quella parte di storia? Oppure ancora, sapete che fino al 1876 le redini del Regno d'Italia saranno in mano alla destra storica. Il collegamento potrebbe essere di tipo cronologico, se vogliamo, contestuale, legato appunto alle vicende della destra storica. Oppure ancora, nel 1891 Pirandello si laurea in Germania. Ecco che la Germania di Guglielmo II è la Germania che poi entrerà nella Prima Guerra Mondiale, ed è davvero interessante vedere il contesto storico di questo paese, un paese sempre più militarizzato, un paese sempre più in concorrenza con la supremazia, per esempio, del Regno Unito, per cui anche questo può essere interessante. Poi ancora con Pirandello penso a Ciaula, e quindi non una letteratura di stampo documentario come il Verismo, ma comunque contestualizzata nella Sicilia delle cave, ecco che potete parlare di questione meridionale, per esempio con Italiano collegare la novella all'inchiesta di Sicilia, chiaramente precisando che non siamo più in ambiente verista. E poi ancora, se ci pensate, lui nasce nel 67, qualche decennio dopo inizierà, saremo in piena Belle Époque, quel periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale, ed ecco che in qualche modo potrete cercare. Poi è chiaro che il collegamento può essere più o meno forzato a seconda di come voi gestirete il discorso e in base all'appiglio che avrete a disposizione. Anche questo, secondo me, potrebbe essere interessante e magari un po' meno scontato di tante altre cose. Penso ad esempio a Belluca, il treno affischiato. Seconda metà dell'Ottocento, l'affermazione della classe borghese, della borghesia capitalistica, se l'avete fatta quest'anno, la seconda rivoluzione industriale. Oppure ancora l'iscrizione di Pirandello al partito fascista. Cosa ci permette di fare? Ci permette, per esempio, di parlare ancora una volta di fascismo. In particolare, lui si iscrive dopo l'assassinio Matteotti, quindi potete parlare anche di questa triste vicenda del 24. Potete anche parlare, penso ad esempio ai quaderni di Serafino Gubbio, operatore di Pirandello, alla seconda rivoluzione industriale, alla meccanizzazione, all'industrializzazione della vita, oppure ancora alla nascita delle metropoli moderne. C'è un passaggio nei quaderni di Serafino Gubbio, operatore, in cui si capisce, e anzi in generale la trama, no? Lui, un intellettuale, che si ritrova a fare manualmente l'operatore di una macchina da presa.